E lei che sta facendo qua? Ehi, la tenevamo da parte quella. Sì, per oggi. Io lo garantisco io. Oh, insomma, ma lei chi si crede di essere? John Hammond. E sono felicissimo di conoscerla di persona, professor Grant. Allora, vedo che i miei 50.000 dollari l'anno sono stati spesi bene. È che non doveva essere. Ma come lo sapevi? Di sicuro. Saperlo è facile, dirlo ad alta voce che è difficile. Sembra così ovvio ora, vero? Non eravamo giusti se allora l'avessimo saputo. Non amavo perché era giusto. L'amavo e basta. Tenente John J. Dunbar. Il tenente John J. Dunbar? Sì, signore. Sì, signore. Ha cacciato gli alieni, eh? Come, scusi? Beh, qui dice che lei ha segnato la frontiera del territorio indiano. Le deduco che va a caccia di indiani. Non mi hanno certo messo qui perché sono stupido. No, signore. No, signore. Corri! Corri! Corri, brutto figlio di puttana! Corri! Quello sarà pure il più stupido figlio di puttana della terra! Ma corre come una lepre! Sol? Io non li ho spesi tutti, ma lo farò. Io sono fuori, ragazzi. Come recaro di questo condominio, devo dirvelo. Non lo posso fare. Alla mia età, penso di avere il diritto di essere egoista. Voglio ringraziare a tutti voi della fantastica opportunità. Siete tutti fuori classe per me. Ma voglio che l'ultimo segno che scrivo sia cabriolet. Il Santo Graal, professor Jones. Il calice cui beve Gesù Cristo durante l'ultima cena. La coppa che accolse il sangue della crocifissione e che fu affidata a Giuseppe di Almatea. La leggenda di Rertu, una favola della buonanotte che ho già sentito. La vita eterna, professore. Il dono della giovinezza che chiunque beva al Santo Graal. Mi piacerebbe svegliarmi in questa favola. Il sogno di tutti i vecchi. Il sogno di tutti gli uomini, anche di suo padre mi risulta. C'era una volta un re di nome Guglielmo che governava un regno grande e potente. Ma tuttavia era triste e infelice perché stava invecchiando e non aveva figli che potessero succedergli sul trono. Ma poi, per fortuna, nacque una bambina, una principessa, cui fu dato il nome di Odette. Tu che sei un topo, dovresti saperlo, perché non ti ha voluto? Hai avuto simili problemi con la tua ragazza? Eh? Ah, sei una femmina. Allora dimmi una cosa, da un punto di vista femminile, che cos'ho che non va? Tu hai solo la volontà di casalingo o al massimo di fifona? Mi sono stancata, adesso le faccio vedere io. Molto bene, ma vedi Cala, io sì ho la volontà di Guglielmo e poi questa battaglia è già finita. Vincitore io, ha 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 ha, le vincita hai perso ancora, le hai abbastanza? Lo credo, ha 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 ha. Doc, aspetta, sul serio, guidi in maniera incredibile. Mi fa piacere, ora sparisci. No, dico davvero, sei ancora un grande. Ti ho detto di andartene. Sono un'auto da corsa, tu sei un'auto molto più vecchia, ma sotto il cofano siamo uguali. Io e te non siamo uguali, capito? Adesso vattene. Come ha potuto un'auto come te mollare all'apice del successo? Credi che io abbia mollato? Quel grave incidente del 54. Loro mi hanno mollato. Quando mi hanno rimesso insieme sono tornato. Sai che cosa mi hanno detto invece di benvenuto?
Sei da museo. E sono andati dritti dal pivello del momento. Io avevo ancora molto da dare. Non ho mai potuto dimostrarlo. Quello lo tengo per ricordarmi di non tornare mai più alle corse. Non mi aspettavo proprio che quel mondo mi raggiungesse qui. Ehi, Doc, io non sono come loro. Ah, no? No, per niente. Quando mai ti sei preoccupato di qualcuno che non fossi tu, testa da calda? Dimmi soltanto quando. E mi rimangio tutto quello che ho detto. Ah, lo sapevo. C'è brava gente in questa città. Ci aiutiamo a vicenda. Non devono dipendere da qualcuno su cui non possono contare. No, parli di te. Sei qui da quanto tempo e i tuoi amici non sanno nemmeno chi sei. Chi è che si preoccupa solo di se stesso? Finisci la strada e togliti dai semi assi!